Buongiorno, molti mi chiedono come allenare la mano del lato. Com'è possibile ottenere il risultato di rilassare completamente il polso a rilascio in questo modo qua? Qual è il metodo di allenamento? Allora, intanto facciamo una premessa. Prima di tutto, tutto quello che avete imparato al corso per neofiti vale sempre. Io non posso vedere gente che tiene archi in questo modo qua o le tiene in questo modo qua o le tiene a mano aperta. La mano va chiusa intorno all'arco con le nocche a 45 gradi, sempre tutto quello che avete imparato all'inizio, senza stringere, e poi al rilascio la mano, il polso si deve distendere. Allora, come possiamo allenarci a questo? Lo si fa alla paglia. Come lo si fa alla paglia? In questo modo qua: freccia, stringa dei 18 metri va benissimo, andiamo su in ancoraggio come andiamo normalmente in ancoraggio per tirare a 18 metri, e poi anziché guardare il bersaglio, mirare o fare tutte quelle attività che si fanno normalmente durante il tiro, guardiamo la mano, ci concentriamo solo sulla mano. Quindi andiamo in ancoraggio e ci concentriamo sulla mano, aspettiamo che le dita si rilassano, che la mano si rilassa, e rilassiamo le dita in questo modo qua. Quindi ci concentriamo esclusivamente, anche visivamente, sulla mano dell'arco. E guardando solo la mano già da questo momento, andiamo in ancoraggio, guardiamo la mano, rilasciamo la mano, si rilassa e via così. Le prime volte magari non ci riusciamo, le prime volte magari cosa succede? Succede che andiamo in ancoraggio e succede questo. Però piano piano riusciremo ad ottenere questo risultato. Ancoraggio, guardiamo la mano e il polso si rilassa. Una volta che siete diventati bravi, perché è facile alla paglia, il polso si rilasserà in fretta, il difficile sarà durante lo stress della mira e durante il tiro vero e proprio. Possiamo provare a farlo senza dragona, anche se, premetto, la dragona serve, perché la dragona ci dà questa sicurezza, no? Che siamo sicuri che l'arco non cadrà, che in ogni caso non succederà niente. Quindi dal punto di vista psicologico la dragona è importante. Però in effetti, quando noi sappiamo tirare bene e sappiamo rilassare bene la mano, la dragona non dovrebbe essere necessaria, dovrebbe essere un più dal punto di vista fisico-tecnico. Dal punto di vista psicologico è importante, abbiamo detto, quindi è sempre meglio tenerlo. Però dal punto di vista di allenamento possiamo anche provare a non utilizzarla. Sempre non stringiamo, andiamo in ancoraggio e rilasciamo il polso. Riproviamo. Stringe 18 metri. Ancoraggio. E il polso si rilassa. È logico che la cosa va fatta per gradi, con metodo e più volte. Questo è quanto, eh. Però ricapitolando, l'allenamento sul polso dell'arco si fa alla paglia, guardando già da questo momento la mano dell'arco. La guardo, mi concentro sulla mano, la mano si rilassa perfettamente, tutte le dita si rilassano e il polso si rilassa all'istante. Tutto qua, provate.